l'aspetto dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici questo monumento e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati. Nella tua misericordia, donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, con molto piacere ho accolto l'invito gentilmente rivoltomi dal vostro parroco, il carissimo Don Michele, a venire questa sera qui nella vostra cittadina. Sono venuto e voi avete accolto il vostro arcivescovo con la cordialità di sempre e avete voluto manifestare anche questa sera i vostri sentimenti attraverso degli striscioni murali, attraverso il vostro applauso, e prima di tutto di sottolineare un fatto storico della nostra diocesi e poi di guardare questo monumento in onore del servo di Dio, Padre Pio da Pietrelcina. Ho detto, sono molto lieto perché ho l'occasione di ricordarvi un grande avvenimento. Sì, il 2 luglio prossimo il Santo Padre sarà a Benevento per tutta la giornata. Sarà tra noi prima di tutto per insaldarci nella fede. Sarà tra noi per benedire e inaugurare il nostro nuovo seminario. E sarà tra noi per rinnovare insieme con noi quella corona della Madonna in mano. In questi giorni vi ruberò anche Don Michele, che dovrà stare vicino a me per preparare, ripeto, una degna accoglienza al Santo Padre da parte di tutta la nostra diocesi. Ma io sono felice e lieto questa sera anche perché ho l'occasione di, attraverso questa immagine, questo monumento, di tornare con il pensiero al carissimo nostro. E se permettete, mio carissimo, non c'è stata nessuna cosa importante nella mia vita senza
senza correre a San Giovanni Rotondo e chiedere l'opinione, l'aiuto del nostro carissimo padre. Mi ha colpito di più, Padre Pio. Direi due cose. Una domanda e una risposta. Prima di tutto una frase sua, che la trovai nella sua cella, nella porta della sua cella. La croce ti aspetta, è sempre vicino. Poi una risposta. Chi fosse lui? Io sono un uomo che credo. Tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà pace di più. Bene. Dovete rispondere più forte. Pace bene. Bravi, troppo forte. Bene, benissimo. È la prima volta che io vengo a San Marco dei Gavotti, però non mi sento estraneo, un po' all'inizio così, ma adesso non mi sento. Allora ecco, c'è questo concetto bellissimo, potrebbe essere qualche cosa per questa sera in cui già c'è veramente una luce che viene raggiunta. Benevento, ce ne sono, ma i monumenti sono necessari. Non sono superflui. Ma che cosa sono questi monumenti? Già Sua Eccellenza diceva, sono un ammonimento. I monumenti sono anche un ricordo. Questo monumento è un monumento di Padre Pio. Il monumento è un'immagine. L'immagine di una persona. Qui c'è una immagine di Padre Pio. Questa immagine dall'artista è stata fatta pensando al modello. Il modello di cui questo monumento è copia e immagine, dove sta, fratelli e sorelle? Vorrei una risposta. Dove sta la risurrezione di Cristo? Perché noi crediamo nella immortalità? Perché noi crediamo? Da quanto tempo suona? Per essere un uomo? Oh! La campana che suona. Che segno, eh? Che segno, eh? Quando suona, ma questo non è che sia l'orologio, no? Le persone anziane dicono che prima, quando suonava la campana, era segno di farsi la croce, no? Mezzo la mattina, mezzogiorno e sera. Questo significato sacro della campana, questo
piccolo segno, sta scomparendo. Non lo so, mettiamone altri, ma abbiamo bisogno sempre di segni, perché il Dio è invisibile, il Dio non lo vediamo. Allora il Dio lo vediamo attraverso i segni di Dio. E lui agli uomini si manifesta appunto mediante questi segni. E allora il Dio stesso ha creato e ha fatto vivere Padre Pio come segno di Dio, e come tale deve essere accettato da noi. Ci potremmo... Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore. Il sacrificio che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio, e fa che, imitando il suo esempio, ci consacriamo interamente al servizio della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore e nostro Dio. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di Sant'Antonio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la protetti. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro.